Ciao a tutti e benvenuti. Oggi andiamo a vedere insieme una domanda che mi è stata fatta su come fare un progetto e poi andiamo avanti. Crea un progetto, semplice semplice. Post Instagram che va benissimo. Vi ricordo di mettere un like, commentare, iscrivervi al canale. Faccio tutto da sola, supportatemi e se avete dubbi e perplessità scrivete. La domanda che mi è stata posta riguarda il QR code, quindi noi andiamo a generare un progetto, ok? Quello che volete, io ho preso questo a caso. Per il QR code nella barra sinistra ci sono le app e se noi scriviamo QR code ci dice tantissime app da usare, ok? Poi lì la scegliete, quindi qui è molto semplice. Io schiaccio sul codice QR, apri, e cosa devo fare? Devo inserire l'URL. La domanda che mi è stata posta è come faccio a generare un QR code da un progetto fatto con Canva. Molto semplice. Noi abbiamo creato questo progetto, ok? Quindi in alto a destra la freccetta ci dice copia link. Chiunque abbia il link, copia link. Quindi ho copiato il progetto. Vado su QR code, non faccio altro che inserire il link copiato. Quindi il link copiato, incolla e va a generare il codice. Possiamo personalizzarlo, margine, sfondo, aggiorna codice e possiamo tenerlo così. Non ci piace, aggiorna codice, lo teniamo così. Poi, come vi avevo fatto vedere, ci sono altre possibilità, quindi vado su dinamiche, qua ce n'è tantissime, ci piace questo, inserisco di nuovo il link copiato, voglio cambiare il colore, ce lo cambio, poi vado su, se abbiamo un logo lo possiamo anche inserire, dinamiche. Vuol dire che il nostro QR code potrebbe essere anche dinamico all'interno dei nostri progetti. Io lo lascio così, faccio add e viene inserito, ok? Quindi questo, volendo, possiamo fare aggiungi pagina, metterlo qui, ingrandirlo e poi inserire una freccia, scannerizza il QR code, insomma quello che volete, lo scaricate, lo mettete su tutti i social, Instagram, Facebook, quello che volete. Sempre su app abbiamo QR code di Bitly, quindi vi dovete connettere con Bitly e anche qui è comodissimo, vi create i vostri QR code, se no Canva ve li dà già. Quindi se io questo lo metto qua e voglio fare un altro QR code, io copio sempre il link e qua scrivo progetto Canva, genero Canva, vado a generare un codice QR da inserire nei miei progetti. Vi ricordo che sono in diretta, faccio tutto da sola, supportate il canale, è importante. Quindi io sto rispondendo alla domanda di questo utente. Vedete come l'ha fatto questo QR code? Molto molto più carino, più artistico, quindi potete voi viaggiare con la vostra creatività. Ci piace questo? Questo io non l'ho mai usato. Anche qui metto il link, scriviamo uno style, mettiamo style Pixar, non lo so, sto andando ovviamente a caso, ve lo ricordo, e nel momento in cui andiamo a generare il nostro QR code artistico, come dice qua, vediamo che cosa ci ha generato. Vi ricordo che ci sono le mie guide su Canva che potete, vedete? Me l'ha scaricato un po' così. Comunque voi potete veramente, io adesso ci scrivo sì, beach, voglio vedere cosa fa.
Potete veramente spaziare con la fantasia, la creatività, quello che vi piace di più. Io amo più questi semplici, così la scannerizzazione viene meglio. Però se avete un progetto carino da mettere online, si può anche inserire. Ok, qui vedete, ha fatto un QR code tipo spiaggia, però è confusionale. Ok, sempre su app abbiamo un flow code, ah carino questo qua, era uscito tempo fa, rotondo. Ok, io ci cambio il colore, website, file, sms, email, ci inserisco l'URL, Signap e ti devi connettere, e anche qui farà un flow code ovviamente rotondo, quindi diverso dagli altri classici. Poi abbiamo me QR code, anche qui bisogna collegarsi eccetera eccetera. Quindi avete ben 1 2 3 4 5 6 7 applicazioni che Canva vi dà già all'interno per generare QR code, quindi molto semplice, funzionale. Non bisogna scaricare applicazioni di terze parti oppure andare su un sito e uscire da Canva, andare su un sito, generare il QR code, poi scaricarlo e metterlo sul progetto. No, per cui in maniera funzionale e semplice, nella barra di sinistra noi abbiamo le app e cerchi QR code. Intanto spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, mettete un like, iscrivetevi al canale, supportatemi, ricordo che faccio tutto da sola, studio, conosco, imparo, ci sono anche le guide su Canva direttamente, link in descrizione, in più offro consulenze di 30 minuti gratuite, poi possiamo parlarne insieme se avete necessità, scrivetemi alla mail impara il tuo passo @gmail.com e intanto vi auguro una bellissima, bellissima giornata.